Buonasera dallo stadio Conero di Ancona, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale di calcio tra le nazionali di Italia e Bielorussia, incontro valido per le qualificazioni alla fase finale degli europei. Grande ambiente allo stadio Conero, avete già visto accanto a me Fabio Capello, una partita che indubbiamente va affrontata con attenzione e circospezione perché il risultato è importante, ma è una partita dalla quale ci attendiamo anche delle risultanze positive sul piano della spettacolarità del gioco, Fabio. Mi pare che Dino Zoff, anche nel momento in cui ha deciso la formazione, abbia in qualche modo risposto alle istanze che gli sono arrivate da più parti dopo la partita positiva, ma forse non molto spettacolare, vinta con la Danimarca. Io credo che Dino Zoff ascolti e legga quanto è stato scritto, ma però soprattutto, come tutti gli allenatori, deve decidere secondo gli avversari che va a affrontare, e ritiene che questa Bielorussia sia una squadra abbordabile e che possa essere affrontata con due punte e una mezza punta, come Totti, che ha dimostrato nella partita di Copenaghen di essere in grandi condizioni. Soprattutto mi sembra giusta la riconferma di Conte, Inzaghi di punta e soprattutto Chiesa, che avrà la possibilità quest'oggi contro la Bielorussia di far vedere tutto il suo valore. Mi sembra una squadra equilibrata, una squadra soprattutto nella difesa, che ormai da tanto tempo giocano assieme, in grado di garantire sicurezza. Dino Baggio e Di Biagio a centrocampo sono giocatori che oggi dovrebbero avere un compito più facile rispetto a quello che hanno avuto contro la Danimarca. E vediamo questa formazione dell'Italia. Vi do lo schieramento secondo la numerazione classica dall'1 all'11, Buffon, Panucci e Maldini, che quest'oggi gioca la sua 99esima partita con la maglia della nazionale azzurra e festeggia un compleanno. Debuttò proprio il 31 marzo di 11 anni fa a Spalato contro la Jugoslavia. Dopo Maldini, Di Biagio, Cannavaro e Nesta, Conte, Dino Baggio, Inzaghi, Totti e Chiesa. Quindi avremo questa verifica della possibilità di inserimento di un trequartista come Totti alle spalle delle due punte che sono Inzaghi e Chiesa. Vedete anche i giocatori in panchina: Marchegiani, Torricelli, Serena, Gianni Cheda, Di Francesco, Del Vecchio e Roberto Baggio. Per quanto riguarda la Bielorussia, il tecnico Vergienko manda in campo questi giocatori: Tumilovic, Akimovic, Lavrik, Lukvic, Ostrovski, Gurienko, Orlovski, Romashenko, Belkiewicz, Makovski e Baranov. Non sono, per la verità, nomi granché noti in campo internazionale. Sì, ma credo forse che il problema di questa squadra non sia tanto l'attacco al centrocampo, ma soprattutto la difesa. Una squadra modesta, e vediamo cosa riusciremo a fare contro questi giocatori. Allora, vedete che le due squadre sono precedute da un gruppo di ragazzi italiani e bielorussi che portano la bandiera di Special Olympics, l'organizzazione internazionale che rappresenta oltre 180 paesi e si occupa dello sport praticato dagli atleti con ritardo mentale. L'iniziativa è anche sotto l'egida dell'UEFA ed è stata decisa dalla Federazione Italiana Sport Disabili. Ed ecco l'esecuzione degli inni nazionali da parte della brigata meccanizzata Friuli di Bologna. Nazionale della Bielorussia, accolto con un caldo applauso dai 25.000 spettatori del Conero, l'inno nazionale italiano.
la terna arbitrale belga, l'arbitro centrale Michel Pirot, 44 anni, è stato l'arbitro che ha diretto la partita di Salerno di Coppa UEFA tra Fiorentina e Grasshoppers, la famosa partita che a seguito dello scoppio di una bomba carta determinò l'esclusione della Fiorentina dalle coppe internazionali. Vedete intanto lo schieramento della formazione italiana con la difesa a 4, Panucci, Nesta, Cannavaro e Maldini, Conte, Di Biagio e Dino Baggio a centrocampo, con Totti a fare in pratica da trequartista alle spalle di Inzaghi e Chiesa. Bisogna vedere se Totti giocherà in quella posizione oppure giocherà come gioca in Roma, un po' spostato a sinistra. Anche perché Zoff mi pare che ha detto che non intende utilizzare Totti alla maniera di Zidane nella Juventus. Questo è lo schieramento presunto della Bielorussia. Fabio Capello poi si farà premura di vedere se effettivamente lo schieramento mandato in campo da Verghienko sarà questo. Ecco uno dei grandi nomi della panchina, Roberto Baggio, mentre ci sono tante iniziative di solidarietà e c'è anche uno striscione dalla parte opposta della tribuna centrale, uno striscione di saluto in italiano e in cirillico ai circa 50.000 bambini bielorussi che ogni anno vengono ospitati in Italia per le vacanze estive da gruppi di famiglia sotto l'egito di numerose associazioni di volontariato. Vedete appunto lo striscione, pensate, sono ben 50.000 i bambini che ogni anno vengono ospitati in Italia durante le vacanze estive, e sono bambini che tutti hanno subito conseguenze della catastrofe nucleare di Chernobyl. Vedete la panchina della Bielorussia e Nazareno Balani in cabina di regia, mentre prima del calcio d'inizio, su iniziativa della Regione Marche, del Comune di Ancona, della Federazione Italiana Gioco Calcio, vengono liberate dal terreno di gioco alcune colombe bianche che vogliono rilanciare il messaggio di pace e di solidarietà che è tra gli obiettivi fondamentali dello sport. Intanto la partita ha avuto inizio. Per la vostra osservazione, la nazionale italiana è in maglia azzurra con pantaloncini azzurri, subito in avanti la nazionale italiana, intercetta però Gurienko e tenta di effettuare il rilancio, divisa bianca con maniche azzurre, colletto rosso e verde per la Bielorussia. Chiesa prova la conclusione, c'è una deviazione, gol subito. No, fuori gioco. C'è fuori gioco, ma al solito. Non dubbio, è stato straordinario ancora una volta Inzaghi. Inzaghi ancora, però viene annullato anche perché c'era stata una deviazione sul tiro di Chiesa. Ma quando è stato il tiro, secondo me era in posizione regolare Inzaghi, e ha ragione ad arrabbiarsi. Sarebbe... Vediamo. Ecco, vediamo. Allora attenzione, osservate Inzaghi là. Quando calcia era in posizione regolare, era regolare il gol di Inzaghi, ancora una volta ha dimostrato tutto il suo intuito, il giocatore juventino, guardate come segue l'azione, va davanti al portiere nell'eventualità di una respinta da parte del portiere, e invece la palla lo raggiunge e insacca di prima intenzione. Gol regolare annullato l'Italia. Allora abbiamo avuto subito questa emozione e subito la conferma delle straordinarie doti di rapinatore dell'area di rigore di Pippo Inzaghi. Intanto la Bielorussia che manovra, Belkiewicz ancora riceve il passaggio di ritorno, l'impostazione su Romaschenko, va ora Baranov in posizione di ala sinistra, la comoda respinta dei nostri difensori, la nuova impostazione con Inzaghi, il suggerimento a favore dei Totti, il lancio profondo, un errore, va Chiesa a cercare di approfittarne, ora in possesso di palla Orlovski, quindi la ribattuta lunga di Lukvic. Nesta che anticipa l'avversario, viene probabilmente anche colpito, rimessa a favore della Bielorussia con palla per Orlovski, parte il traversone, si inginocchia Panucci e affida il pallone a Buffon. Allora a bordo campo c'è Enrico Variale, che reazioni ci sono state sulla panchina azzurra all'annullamento del gol che anche le immagini televisive ci hanno confermato era regolare? Ma subito esultanza, poi però composta la reazione della panchina azzurra, qualcuno adesso ci chiedeva, gli abbiamo fatto segno che il gol era valido, comunque mi sembra con grande compostezza e senza alcuna contestazione. Qui dal campo si è avuta la sensazione che il tiro comunque
su cui poi Inzaghi è intervenuto, è stato deviato da un giocatore italiano, precisamente Dino Baggio, quindi a quel punto forse bisognerebbe vedere, era comunque regolare. Quindi niente, è stata un po' una decisione arbitrale che per quanto riguarda questa situazione ci ha sfavorito. Intanto c'è un calcio di punizione a favore degli azzurri, e la battuta è di Chiesa. Parabola indirizzata direttamente verso la porta. C'è stato il tentativo di Conte con il colpo di testa che finisce sul fondo. Italia che ha punteggio pieno, come sapete, finora delle tre gare valide per il girone di qualificazione europea, ha ottenuto altrettante vittorie. La Bielorussia invece ha un solo punto, frutto del pareggio interno contro la Danimarca. Vi ricordo anche che nel pomeriggio la nostra nazionale Under 21 ha battuto i pari età della Bielorussia con il punteggio di 4-1. Rimessa laterale intanto per Paolo Maldini. Cannavaro, Nesta, Di Biagio, sventaglia da quest'altra parte, angola troppo la traiettoria, ottimo comunque l'intervento da parte di Cannavaro, ora in possesso di palla con il sinistro in profondità, non trova il compagno anche per l'intervento di Lavric, che poi batte lungo in profondità il colpo di testa da parte di Nesta, l'inserimento di Belkiewicz, la combinazione con Baranov, mentre tenta di farsi vedere Makovsky, viene però anticipato da Panucci, l'impostazione di Panucci è su Totti, tenta la giocata di Fino su Gurienko che però lo ha fermato, e vengono ancora in avanti i giocatori della Bielorussia, l'intervento ancora da parte di Cannavaro che poi non è felice nel disimpegno, parte il suggerimento largo a favore di Ostrovsky, il suo traversone deviato in calcio d'angolo da Maldini, ed è comunque una squadra che almeno a livello di intenzioni si propone con una certa pericolosità in avanti. Sì, bisogna assolutamente che l'Italia si concentri, che sia più determinata in ogni azione e soprattutto in fase difensiva essere più concentrata. Belkiewicz a effettuare il tiro dalla bandierina, poi Chiesa, Pippo Inzaghi, 1-2, troppo profondo forse il suggerimento che comunque costringe Jakimovic a rifugiarsi in fallo laterale. Naturalmente non ci sono precedenti di partite fra le nazionali d'Italia e di Bielorussia, mentre c'è ora Di Biagio. Parte il suo suggerimento intercettato da Belkiewicz, ora nel possesso di palla Nesta, Dino Baggio, Totti, 1-2 con Chiesa, sempre Totti, mentre avanza anche Maldini, non filtra il pallone e Totti gioca in posizione centrale. Sì, gioca in posizione centrale con Chiesa e Inzaghi che svariano molto. Inzaghi come al solito gioca sul limite del fuorigioco, due volte si era proposto bene, ecco ancora una volta guardate come chiede la palla a profondità e immediatamente viene servito dai compagni. Portiere Tumilovic, Orlovski, Lavric, Totti arresta di petto, mette giù, viene fermato ancora Orlovski a centrocampo, Di Biagio, ora Maldini. Va Maldini, 3 su di lui, molto raccolta la formazione della Bielorussia. Sì, una squadra molto raccolta, però quando entra in possesso di palla viene in attacco con 3-4 giocatori, per cui dobbiamo stare sempre attenti e approfittare quando entriamo in possesso di palla, a giocarla più rapidamente, più velocemente, cercando la profondità. Ecco, adesso la squadra si è mossa molto bene, pressando, e ha recuperato immediatamente il pallone con una deviazione in fallo laterale. La rimessa è di Lavric. Sono 7 minuti di gioco qui al Conero di Ancona, 0-0, il rinvio di Nesta, ancora poi Inzaghi e c'è una nuova segnalazione. Vedete che Inzaghi si rivolge al guardaline Belkiewicz, ma qui probabilmente non aveva segnalato tanto il fuorigioco quanto l'irregolarità di Inzaghi. Esatto, c'era, è stata un'irregolarità, aveva spinto quando la palla era ancora molto alta. Cannavaro per Maldini,
bell'azzurro carico della maglia della nostra nazionale, che però siamo abituati a vedere con i pantaloncini bianchi. Fa un effetto un po' strano, no? Questa completa tenuta blu, azzurro intenso. Sì, non siamo abituati proprio a questi colori completi. Quando Cannavaro, la palla è fuori. Ed ecco Dino Zoff. Dino Zoff che al solito non ha dato la formazione ufficiale alla vigilia. Il turno di Gurjenko sempre a favore di Lampric e poi l'intervento irregolare di Paolo Maldini ai danni di Orlovski. Viene a battere la punizione Belkiewicz, batte lunghissimo dalla parte opposta a favore di Gurjenko. Va Gurjenko a tentare la combinazione con Baranov, attenzione, profondo inserimento, va a chiudere ancora molto bene Cannavaro. Ora Di Biagio, il tocco d'esterno di Totti, l'inserimento di Dino Baggio che però perde il pallone ancora pericolosamente in avanti. La Bielorussia è... Attenzione, attenzione, sono pericolosi in attacco, sono abili quando hanno il possesso di palla e sono abili nel dribbling. Guardate come entra Gurjenko. Sì, Gurjenko è stato bravo Cannavaro a chiudere, guardate, lo ha pressato, bravissimo a intercettare, come è stato bravo Panucci nell'azione sul seguente a intervenire e mandare il pallone verso Buffon. Però dobbiamo stare più attenti, io credo che il punto debole di questa squadra che sia proprio la difesa. Ecco Maldini, parte il cross, il tentativo di deviazione, ancora Paolo prova stavolta direttamente la conclusione, palla fuori. Quando dico squadra che ha problemi in difesa parlo della Bielorussia, non l'Italia. Ecco che rivediamo. Ecco, deviazione, qui c'è stato anche tentativo. Gioco pericoloso, ha avuto un po' paura Chiesa, il tentativo di Maldini di crossare ancora. Lukvic al rinvio da fondo campo. Sono 10 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Italia-Bielorussia sono sullo 0-0 ed è Orlovski ora in possesso di palla. La combinazione con Ostrovski, poi il suggerimento in profondità, la combinazione ancora con Orlovski. Ostrovski, e fra l'altro sono ben disposti al gioco propositivo in avanti, Belkiewicz e poi Buffon che è costretto a uscire, e la palla che è messa in fallo laterale da Gurjenko che gioca praticamente all'altezza dei difensori sulla fascia sinistra, ma è stato il giocatore che prima ha fatto quel bellissimo inserimento offensivo. Giocano con tre difensori centrali, però Gurjenko supporta molto sulla fascia sinistra e sulla fascia destra Orlovski. È una squadra comunque che quando è in possesso di palla ha personalità, gioca con tranquillità, guardate come fa girare la palla, Baranov, attenzione. Intanto ha intercettato Di Biagio e ora viene in avanti Panucci, Inzaghi, ancora Di Biagio. Si era inserito Panucci ma è stato anticipato, recupera Panucci, imposta ora ancora la formazione della Bielorussia con questa iniziativa di Belkiewicz. Le due punte effettive sono Makovski e Baranov, appoggiate da vicino da Belkiewicz. E hanno una certa padronanza, proprietà di palleggio, ovviamente è una formazione che va... affrontata con molto rispetto, anche perché ormai in campo internazionale di formazione Materasso non ce ne sono. Non ce ne sono, e soprattutto le squadre che giocano contro l'Italia giocano sempre con uno spirito particolare e quindi è molto importante giocare con una concentrazione maggiore per riuscire a battere gli avversari, cosa che io ritengo indispensabile contro queste squadre. Attenzione. Allora buono l'inserimento di Nabaggio, il sinistro ribattuto, fa un gran movimento e si propone anche per il dialogo in avanti Inzaghi. Dicevo che la cosa importante è pressare e non permettere agli avversari, che riteniamo più scarsi tecnicamente e in difficoltà soprattutto in fase difensiva, e rubargli il pallone immediatamente. Panucci, Inzaghi, poi va alla conclusione Totti, para Tumilovic. Bellissima questa azione, bellissimo il lancio di Panucci,
per Inzaghi che ha controllato il pallone, è arrivato Totti che ha calciato debolmente in porta, un vero peccato perché è un'azione gol splendida, il passaggio in verticale di Panucci. Rivediamo l'azione, guardate come serve un pallone ad effetto, il controllo di Inzaghi che forse lo sbaglia e qui arriva Totti, calcia un po' male la palla, era in posizione regolare. Sicuramente se Inzaghi avesse controllato meglio il pallone aveva la possibilità di calciare da una posizione più centrale. Intanto Totti, servito da Chiesa, va Totti, viene fermato, intervento sul pallone, protesta il pubblico, lascia correre l'arbitro Baranov, intercettato bene a centrocampo da Cannavaro, poi il pallone viene lanciato ancora in profondità per la respinta di Panucci, Di Biagio, Totti, Totti dentro per lo scatto di Inzaghi. E Inzaghi era venuto incontro, sì, non si sono capiti. È evidente comunque che Totti ha l'abitudine di giocare sempre pallone profondo, attenzione a questa. Rimpallo favorevole a Baranov, ancora un rimpallo, buono il palleggio di Baranov, si propone Orlovsky, eccolo servito, il tocco all'indietro a far chiamare, a chiamare in avanti anche Lavric. E vedete che quando ne entrano in possesso amministrano il pallone con una certa proprietà di palleggio i giocatori della Bielorussia. È una cosa che mi preoccupa un po', ho visto scivolare due volte i difensori italiani. Tanto ottimo questo tocco di Makovsky, palla sul fondo, parte il traversone, c'è il colpo di testa di Maldini. Eravamo in inferiorità numerica, 3 contro 2. Sì. Attenzione, il cross è stato fatto dal fondo. E fosse stato un po' più lungo avrebbe trovato libero un giocatore della Bielorussia. È andata alla conclusione Romashenko e avete sentito il cordiale cavalleresco applauso del pubblico di Ancona alla Bielorussia, che indubbiamente è una formazione dignitosa che per la verità ci ha messo anche in una certa apprensione in più di una circostanza. Jakimovic all'indietro per il portiere Tumilovic, il lungo rinvio di quest'ultimo, il colpo di testa di Cannavaro, Di Biagio, disimpegna per Panucci. Con il destro Panucci, la copertura di Gurienko, poi Ostrovsky che gioca praticamente nella posizione di centromediano metodista davanti ai difensori come centrocampista, ed è Paolo Maldini ora che si propone sulla sinistra, c'è il dribbling a rientrare, la battuta dalla parte opposta, il pallone che viene controllato da Totti, poi c'è Conte che effettua il traversone, lascia sfilare Chiesa, due su di lui, tocco intelligentissimo per Dino Baggio e poi c'è rinvio da fondo campo. Variale. Sì, Zoff sta chiedendo ai suoi maggiore aggressività a centrocampo, maggior pressing, proprio quello che sottolineava. C'è poi da dire per quel che riguarda il problema delle scivolate, qui c'è una leggera umidità che sicuramente sul terreno di gioco si sta facendo sentire, solo che i nostri non hanno, nessuno di loro ha provveduto a cambiare le scarpette, cosa che ha fatto invece Makovsky per la Bielorussia. Comunque niente di drammatico, solo qualcuno sicuramente è un po' in difficoltà. Intanto viene ravvisato un fallo di Makovsky, già battuta la punizione per l'Italia con Panucci che batte lunghissimo in profondità, il colpo di testa è stato di Lavric a servire Orlovsky, ecco Ostrovsky, Lavric, Baranov, bravi, e Cannavaro però che spezza la trama della Bielorussia, viene in avanti Cannavaro, buono il suggerimento per Pippo Inzaghi che ha tentato la combinazione volante con Totti, operazione non riuscita, Orlovsky. Lasciamo spazi forse eccessivi, c'è questo inserimento di Belkiewicz, poi ancora sulla sinistra Gurienko. Sembra che questo Makovsky numero 10 c'è, cioè un giocatore che ha un cambio di ritmo, però stiamo soffrendo sulla fascia sinistra e si inseriscono con una certa facilità. Orlovsky, viene velocissimo Lavric, batte Orlovsky a fotocampo. Si era sovrapposto bene in questo caso il numero 3 Lavric, però Orlovsky ha preferito calciare in porta e questo ci ha aiutato perché c'è la possibilità di arrivare sul fondo a crossare. Si vede che c'è proprio la tendenza, che direi opportuna, dei due difensori esterni Panucci e Maldini ad accompagnare l'azione al centrocampo proprio per supportare quelli che sono i tre centrocampisti. Tanto è Conte.
Parte colpo di testa con palla in calcio d'angolo di Orlovsky ad anticipare un Pippo Inzaghi particolarmente vivace. Sì, è vivace, soprattutto ha capito che inserendosi in quella zona crea problemi agli avversari, sono sempre in grande difficoltà, soprattutto in particolare il numero 3 Lavrik. Dalla bandierina e Chiesa che batte molto lungo il pallone, finisce di nuovo in calcio d'angolo. C'è stata la deviazione del portiere Tumilovic, ecco, vedete, c'è stata una spinta da parte di tutti i difensori, esce malissimo il portiere che si lamenta, stava regalandoci il gol. Questa anche è stata una trattenuta ai danni di Pippo Inzaghi, e sempre Chiesa che va a battere dalla parte opposta, il pallone viene messo fuori da Jakimovic, poi il pallone viene allontanato, Makovsky in avanti, giocatore molto rapido, anche comunque chiuso assai bene da Nesta in combinazione con Cannavaro. Di Biagio, ancora Cannavaro, da Maldini. Una squadra ordinata questa Bielorussia, che occupa bene il campo, non ti permette di giocare con grande grande tranquillità. Conte, Nesta, lancio molto lungo e buono a favore dell'inserimento di Panucci che però è stato fermato, ancora Di Biagio, ora Totti. Totti fa filtrare per Inzaghi, Inzaghi due su di lui, Inzaghi tiro ribattuto da Jakimovic, poi Totti palleggio, tiro ancora ribattuto, mucchio all'indietro dei difensori della Bielorussia. Sta facendo la differenza Inzaghi, il suo movimento, la sua rapidità crea grandi problemi alla difesa della Bielorussia. Speriamo che riesca a concludere al più presto in gol. Ecco che rivediamo, vedete, vivacissimo come ancora. Sopporta le cariche e poi va alla conclusione, è stato sfortunato, c'è stato la respinta di Jakimovic. Paolo Maldini, rivediamo ancora una volta telecamere guidate da Nazareno Balani. Intanto c'è una irregolarità ai danni di Chiesa, vi ricordo che durante l'intervallo e poi anche a fine partita ci saranno degli ulteriori contributi a proposito di questa partita anche dallo studio di Roma, dove ci sono Gianni Cerqueti e Giorgio Tosatti. Tanto Conte lotta al centrocampo, il colpo di testa poi è di Cannavaro, Di Biagio, Maldini. Ancora una buona iniziativa di Inzaghi, il suo esterno a favore di Totti, il passaggio per Paolo Maldini, la buona copertura su di lui, il caparbio, recupero di Maldini, il cross, la presa di Tumilovic. Bella l'azione da parte dei Maldini, caparbio veramente, però c'è una cosa, bisogna avere velocità ma allo stesso tempo avere pazienza, cercare di mantenere il possesso di palla e riuscire ad andare sul fondo. Non si possono giocare i palloni dalla metà campo in verticale perché è facile presa dei giocatori della Bielorussia. Attenzione alla parte destra, c'è il numero 7 completamente libero. Tanto è Makovsky, esce Buffon. Abbiamo visto un'inquadratura di Dino Zoff in piedi, molto attento, quasi pensieroso, Variale. Sì, Zoff stava chiedendo agli esterni l'occasione a Maldini, che oggi ricordiamolo festeggia la 99esima presenza in maglia azzurra, di appoggiare l'azione offensiva, però poi il rischio è quello di lasciare scoperto il fianco destro della nostra difesa, e prima si era inserito il numero 7 della Bielorussia. Comunque per quanto riguarda Zoff c'è proprio questo, lui continua a chiedere ai giocatori di passare palla in avanti, di non tentare il lancio lungo, di tenere palla e soprattutto di pressare. Splendida questa azione, tutto di prima della Bielorussia. Applausi ancora del pubblico. Vengono in avanti con convinzione, con una proprietà di palleggio non indifferente questi giocatori bielorussi. Tanto c'è qualche problemino per Chiesa. Maldini alla rimessa. Lascia sfilare Chiesa, se l'anticipo poi di Lukvic con il pallone ancora fuori. Un leggero problema alla caviglia per Chiesa, ma nulla di grave, ha ripreso il giocatore del Parma. Andrea. Variale. Ci sono anche i colleghi Scatina e Paris che provvederanno poi alle interviste del dopo partita. Jakimovic va a disturbarlo Totti,
lancio lungo, il colpo di testa di Cannavaro e poi questa apertura sulla quale Panucci fa in tempo a recuperare, si allunga però il pallone dalla parte opposta ai Gurienko in combinazione con Belkiewicz. Ancora i due, va velocissimo Gurienko a sovrapporsi, poi c'è questo inserimento centrale provvidenziale, l'intervento di Cannavaro, perché l'azione aveva tutti i crismi della pericolosità. Fallo su Totti, si prosegue per il vantaggio. Abbiamo avuto fortuna perché questa volta c'era ancora il numero 7 completamente libero sulla destra, perché era giusta la diagonale che aveva fatto Maldini, è andato a chiudere centralmente, però non possiamo rischiare in questa maniera. Ma essendoci pratica tre soli, guarda, siamo 5 contro 4. Sì, siamo sistematicamente inferiorità numerica. Inferiorità numerica. Attenzione, è ancora uno splendido intervento stavolta di Nesta, però soffriamo troppo. Soffriamo tantissimo perché loro quando entrano in possesso di palla vengono in avanti con molta decisione. Dobbiamo essere più aggressivi a centrocampo. Bellissimo questo intervento di Nesta, in precedenza era stato Cannavaro, attenzione. Ancora c'è ancora pericolo questo incrocio e vedete che i giocatori della Bielorussia trovano sempre l'opportunità di sbarcare un uomo, e ora Gurienko che effettua questo traversone, il tiro, il gol. Tiro e gol da parte di Belkiewicz. 24esimo del primo tempo, clamoroso, la Bielorussia è in vantaggio. Direi che meritatamente in vantaggio fino a questo punto, purtroppo dobbiamo dire, abbiamo sofferto, tre volte siamo riusciti a... Ecco, vediamo il cross. Vediamo il cross di Romaschenko. Maldini cerca di intervenire, non ci riesce, la di prima intenzione, c'è niente da fare per il portiere. Guardate la palla, viene scavalcato Maldini. In questo caso forse poteva intervenire, però bisogna dire che questa Bielorussia ci sta creando dei problemi. Avevamo detto che sugli esterni riescono ad andare sul fondo a crossare, e probabilmente non c'è un supporto sufficiente da parte del centrocampo, e questo bisognerà sicuramente pensarci. Anche perché... E speriamo comunque che questo gol ci svegli, perché dopo il gol iniziale annullato ingiustamente, diciamo, abbiamo giocato con troppa lentezza, con troppa tranquillità, sicuri di vincere una partita che sulla carta ci dà favorito. Ecco, rivediamo ancora l'azione, guardate come calcia tranquillamente senza nessuna opposizione il numero 9 Belkiewicz, ed è un gol meritato, ripetiamo. Attenzione, ancora ripartono molto bene con lo stesso Belkiewicz, poi con l'inserimento, ancora 3 contro 3, siamo sistematicamente in condizioni di grave sofferenza difensiva, mentre ora c'è questo capovolgimento di fronte con la palla portata da Conte, la finta di Totti che non trae in inganno gli avversari, comincia a serpeggiare un po' di nervosismo anche fra il pubblico, e Belkiewicz ora l'autore del gol in possesso di palla, c'è questo incrocio, poi lancio largo per Makovsky in piena area di rigore, palla sul sinistro, converge, tocco all'indietro, squadra italiana un po' spaccata mentre accompagnano in maniera molto più convincente la manovra i giocatori della Bielorussia. Siamo sotto shock, il gol veramente si è tagliato le gambe, speriamo di svegliarci, anzi dobbiamo svegliarci. Totti, credo che la posizione di Totti ci stia creando qualche problema, forse riportarlo nella posizione che predilige e che occupa stabilmente la Roma lo aiuterebbe. Intanto c'è un fallo su Baranov, evidentemente anche rivediamo ancora per l'ennesima volta il gol sul bel cross di Romaschenko, fuori tempo Paolo Maldini, battuta di destra precisa di Belkiewicz, 1-0 per la Bielorussia, mentre siamo al 27esimo del primo tempo. Variale. Sì, grande preoccupazione sulla panchina azzurra, conferma che siamo abbastanza sotto shock, è la terza volta consecutiva che Zoff si è alzato per chiedere agli azzurri calma, sono veramente un pochettino smarriti. Per quanto riguarda la posizione di Totti, già una volta Zoff lo ha richiamato dalla panchina perché è stato un po' lento nei recuperi il romanista, e questo crea comunque una frattura a centrocampo che poi devono cercare in qualche maniera di colmare i difensori, e siamo sistematicamente in inferiorità numerica. Tra le altre cose Totti non ha ancora trovato una giusta posizione, sta a ridosso delle due punte, ma i tre centrocampisti centrali che devono evidentemente giocare
stretti verso il centro, lasciano le corsie esterne nelle quali soffriamo, no? E soffriamo soprattutto perché permettiamo a loro di giocare e hanno la possibilità di gare il gioco e trovare sempre il compagno libero, e mentre loro rientrano tutti nella propria metà campo e poi ripartono. Attenzione. Cross di Panucci, Chiesa, l'arresto non precisissimo, la possibilità di recupero per Dino Baggio, passaggio per Inzaghi che difende bene il pallone con molto mestiere, costringe praticamente al fallo l'avversario. È bravissimo, si appoggia sempre all'avversario e controlla il pallone. Vedete, i giocatori della Bielorussia che protestano, dal loro punto di vista non hanno tutti. Ecco, rivediamo. Lui già è bravissimo a fare sta cosa. Sì, lui si appoggia. Vedete il numero 4, Lukvic, che in pratica si sentiva penalizzato lui nell'azione di Pippo Inzaghi. Allora c'è Totti sulla linea di battuta, poco più indietro ci sono anche Dino Baggio e Di Biagio, barriera nutritissima. Il portiere non dovrebbe vedere la palla, vediamo. La fermo, Totti alto. Era molto vicino alla porta, un pallonetto da quella posizione bisogna essere molto molto abile perché la barriera non era lontanissima, ecco, vedete la barriera era piuttosto vicina e ritengo... Attenzione! Inzaghi, ribattuta la sua conclusione, poi Dino Baggio, ora Di Biagio, Maldini. Ecco, noi dobbiamo giocare nella loro metà campo, non c'è niente da fare, non possiamo aspettare. Colpo di testa di Conte, poi è Chiesa e c'è calcio d'angolo. Dobbiamo giocare così, nella loro metà campo, pressarli, recuperare il pallone e ripartire. Angolo provocato da Romaschenko, battuto ancora da Chiesa, palla che taglia tutta l'area, viene recuperata da Totti che rimette verso il centro. E poi c'è la possibilità di rigore, attenzione, c'è però rigore nettissimo, calcio di rigore, mentre dall'altra parte continuano a giocare, l'arbitro ha già fischiato il calcio di rigore, c'è stato l'assist di Panucci e l'atterramento su Conte. Qui dal campo si è vista nettamente la spinta che ha subito Conte, adesso lo splendido assist di Panucci che aveva permesso, avrebbe permesso a Conte di arrivare. Ecco che rivediamo. Totti, Panucci, guardate come trattene il numero 7, sì. Conte, che era solissimo e l'arbitro era ben piazzato, non potevano concedere il calcio di rigore. Ingiuste, guardate il portiere cosa ha fatto, voleva essere espulso chiaramente. Orlovski ha commesso fallo su Conte, ora c'è la possibilità per la nazionale italiana di riacciuffare il pareggio con Inzaghi, mentre vedete che l'arbitro, il belga Piero, va a redarguire il portiere che si è reso responsabile anche di un gesto non propriamente cavalleresco. Pippo Inzaghi. Sì, 1-1. 30° del primo tempo, Pippo Inzaghi. Abbiamo detto che dovevamo giocare nella loro metà campo poco prima e il pressing, calci d'angolo, le mischie in area di rigore ci hanno permesso di raggiungere il pareggio. Adesso dobbiamo giocare con tranquillità ma sempre nella loro metà campo. In effetti, ecco il replay. Pippo Inzaghi molto bravo, il portiere si era mosso molto prima e questo l'ha facilitato sicuramente. Un interno molto facile e bella l'esecuzione. Vediamo ancora mentre il gioco è ripreso e c'è un calcio di punizione a favore della Bielorussia a centrocampo, mentre vedete Pippo Inzaghi e la maschera di Dino Zoffo. Orlovski, Lavri, ancora Lavric, poi Dino Baggio, Inzaghi, bello il colpo di testa per Totti, il passaggio è per Conte, era scattato in avanti Panucci, Belkiewicz, ancora un profondo inserimento, la palla è per Makovski, limite sinistro, ribattuto da Cannavaro, squadre molto lunghe, ora va in velocità Chiesa, tenta l'uno contro uno, il rimpallo favorisce Totti che protegge il pallone, 3 su di lui, fallo di Totti, punizione contro l'Italia. Non siamo mai in superiorità numerica noi contro loro quando andiamo in attacco.
molto nervoso il portiere Dumilovic, addirittura è uscito dalla porta, adesso viene ammonito, è andato a litigare con Totti, praticamente ha fatto 30 metri di campo per andare a litigare con Totti. Se avesse visto anche il fallo precedente su Conte, a quest'ora sarebbe stato espulso. Un po' nervoso questo qua. Sì, sì. Dicevamo che quando noi partiamo anche in contropiede, come in questo caso, siamo sempre... Bene, non era un fallo così grave. Beh, certo, ha fatto un po' di scena, cioè, sì, però... Sì, non da... Non mi sembra sì. Così grave. Vedete il portiere come va a prendersela con Totti, ammonito dall'arbitro. Jakimovic al secondo tentativo riesce a ribattere, ma è Panucci che imposta su Di Biagio. Va Di Biagio, tenta di far filtrare il pallone, lo ha intercettato Lavric. Baranov, ora Lavric da quest'altra parte a Makovsky, che è un buon giocatore. Perdono la palla però i giocatori della Bielorussia per l'intervento di Cannavaro, poi questo pericoloso passaggio centrale di Paolo Maldini. Non fluisce in maniera armonica il gioco, ma ora abbiamo questo spazio a favore di Chiesa. Palla sul destro, prova, respinta la sua conclusione. Prosegue l'azione, si era arrabbiato Panucci che si era inserito bene sulla fascia destra. Ed ecco che finalmente il pallone in qualche modo arriva proprio a Panucci, che lo gioca in combinazione con Conte. Prosegue il dialogo fra i due, va verso il fondo Panucci... Viene ostacolato in maniera giudicata non irregolare, rinvio da fondo campo mentre c'è la conferma dell'ammonizione più che meritata direi per il portiere Dumilovic. Si ricompone la linea dei quattro difensori, poi ci sono i tre centrocampisti che sono molto stretti verso il centro, Totti centralmente ma più avanzato, e quindi i due sulle fasce esterne ci sono grandi spazi. Grandi spazi, ho visto i due difensori centrali Nesta e Cannavaro che chiedevano di andare a pressare più in avanti. Tanto quando non ci si muove tutti quanti assieme con, in maniera coordinata, è difficile riuscire a recuperare il pallone. Tanto c'è qualche protesta per una rimessa laterale affidata alla Bielorussia, ultimo tocco a giudizio della terna arbitrale di Pippo Inzaghi, rimessa effettuata da Lavric, poi questo campanile di Lukvic. Di Biagio. Però è abbastanza... No, questo è fallo, no, no, questo era fallo a favore dell'Italia. Comunque è abbastanza evidente un certo imbarazzo dei nostri giocatori, che evidentemente non sono abituati a questa disposizione tattica. Naturalmente c'è anche il carico nervoso di aver dovuto recuperare, via dicendo, ma non c'è la sufficiente calma in campo. No, non c'è qualche cosa anche nei movimenti di tutti i giocatori, che non è il solito movimento che ha la squadra. Soprattutto sono nelle posizioni da parte di Totti che crea qualche problema ai tre di centrocampo. Belkiewicz, poi ancora il pallone troppo profondo. Si arrabbia il numero 7 Orlovsky, che è sempre solo, non gli passano mai la palla. Il lungo rinvio di Buffon. Ancora Ostrovsky verso Orlovsky, colpo di testa di Cannavaro. Poi c'è Nesta. Buono il suo lavoro, molto elegante, applaudito. Lukvic, Totti, Lavric ora, Orlovsky, Belkiewicz, Lavric, aggrediscono ora gli azzurri, l'ultimo tocco però è di Dino Baggio e quindi la rimessa è ancora della Bielorussia. Zoff incoraggia Totti, che sembra francamente un pochino sotto shock, non è ancora entrato in partita il romanista. Anche per lui è una posizione strana. Sì, perché lui è abituato a vedere il campo sempre partendo da sinistra, e questo probabilmente questa posizione gli crea dei problemi, perché riceve sempre la palla con le spalle rivolte alla porta.
Ma c'è una considerazione secondo me importante, sia contro la Danimarca e anche questa sera qui ad Ancona contro la Bielorussia, a livello fisico soffriamo. Tanto combatte con straordinario accanimento Pippo Inzaghi, circondato dagli avversari, finisce per perdere il pallone. Labri, Orlovski, va ancora a chiudere Mesta. Orlovski, c'è la ola ora del pubblico dello stadio del Codero qui ad Ancona, un Ancona che ha stretto in un caloroso applauso gli azzurri, mentre è ancora Orlovski che dà verso il centro, chiude Cannavaro, Paolo Maldini, e c'è questo solito rilancio lungo. Ma soprattutto guarda, sono 5 attaccanti e ci troviamo sempre uno contro uno. È chiaro che un filtro da parte del centrocampo deve essere fatto con maggior decisione e maggior pressa. Non possiamo permettere agli avversari di giocare con questa tranquillità. Ecco Totti. L'inserimento di Panucci, la copertura di Gurienko, il fallo di Gurienko. Questo Gurienko è veloce, è sì, un giocatore bravo, molto interessante sulla fascia sinistra. Soprattutto è un giocatore che quando entra in possesso di palla è anche pericoloso nelle sue incursioni. È un 72. Dobbiamo sfruttare queste punizioni, queste palle inattive, dove loro hanno qualche problema. Mate Chiesa. Di pugno Tumilovic. Poi alza Baranov. C'è Nesta, attenzione, però la velocità, la sua esplosività muscolare gli consente il recupero. Cannavaro. Conte. Totti. Maldini. Noi non riusciamo a trovare il bandolo del gioco. Vedete che è proprio anche questa necessità di andare all'azione personale sottolinea proprio una certa mancanza di schemi che fluiscano via. Tanto Maldini fa una cosa molto bella, però erano in 4 contro 1, era impossibile uscire da quella posizione. Belkiewicz, Conte, Dino Baggio, Maldini, Chiesa, converge da Conte, fermato proprio al momento di entrare in gara di rigore. C'è ora Romaschenko che ha dato a Baranov, scatta velocissimo da quest'altra parte Belkiewicz, sempre Baranov in possesso di palla, palla sul destro, va Baranov, viene spostato e guadagna il calcio di punizione. Sì, sì, meglio il calcio di punizione che la palla numero 9 che era solissimo. Qui ha fatto bene Di Biagio a entrare, a intervenire, a commettere il fallo. Però un momento prima avevamo commesso un errore permettendo appunto a Baranov di ricevere la palla tranquillamente e di girarsi quando eravamo in superiorità numerica. Punizione dunque per la Bielorussia con Buffon che sistema la barriera. Siamo nella fase finale del primo tempo 1-1 e direi che la Bielorussia questo risultato finora lo ha meritato, sta giocando sicuramente meglio di quanto si poteva supporre la Bielorussia, noi forse un po' peggio di quanto speravamo. Sì, diciamo che questo esperimento di Totti con 2 punte, guardiamo questa punizione. Alta. Abbiamo qualche problema a sviluppare il gioco offensivo. Naturalmente sono molti i giocatori della Bielorussia che militano nel campionato russo e in altri campionati. Intanto c'è un fallo su Totti. Dino Baggio. Festa. Con.
Rino Baggio, e vedete i tre centrocampisti sono raccolti in un fazzoletto e ovviamente ciò determina inevitabilmente degli scompensi nelle altre zone del campo. Non c'è niente da fare, sono sempre chiusi vicini, come perdono la palla c'è spazio sugli esterni, sulle fasce laterali, e gli unici inserimenti proprio sulle fasce laterali li effettuano o Maldini o Panucci dalla parte opposta, mentre i centrocampisti con la posizione di Totti non riescono mai a inserirsi in queste zone. Chiesa. Tocca per l'ultimo Chiesa, forse c'era un fallo, no. Ma comunque ripeto che proprio anche questa necessità di ricorrere a soluzioni e a giocate personali è la testimonianza del fatto che non si trova la possibilità di aprire l'azione coralmente. Bisogna dire che loro sono bravi a rientrare immediatamente in posizione regolare. Makovsky. Ecco, io stringono in maniera fallosa. Ha commesso fallo, ma mi piace quando i giocatori entrano con decisione per recuperare la palla. Deve essere questo, bisogna dare, far vedere l'avversario che agonisticamente ci sei in campo. Enrico, hai detto che ci sono due minuti di recupero. Siamo al 43esimo del primo tempo, il risultato è di 1-1. Intanto recupera un pallone Conte, la gioca su Inzaghi, bello il tocco a favore di Totti, lancio profondo verso Inzaghi, chiuso da Jakimovic. Forse con fallo, in gioco pericoloso, lascia correre l'arbitro Ostrowski. Questa volta è una bellissima giocata da parte di Totti. Pallone. Che poi il giocatore abbia qualità, non lo discute nessuno. Il pallone ora è per Chiesa. Al centro per Di Baggio, si allunga un po' il pallone, non è stato perfetto l'arresto. Gli si è alzato un po' il pallone, poi è stato bravo a battere ugualmente, anche in modo coraggioso. Sì, con coraggio soprattutto, però perché li vanno incontro, ecco. C'era la gamba tesa, forse era fallo a favore dell'Italia. Ecco, vedete, ancora una volta tutti e due i difensori centrali sono venuti addosso. Ancora Chiesa dalla bandierina, parabola lunghissima che finisce fuori dalla parte opposta. Beh, ho sbagliato a calciare, però io preferisco un giocatore che rischia la parabola veloce per creare dei problemi agli avversari che una palla lenta che chiaramente favorisce i difensori. Sì, da quella posizione bisogna rischiare, quando uno tira dei calci d'angolo deve rischiare di calciare forte. È un destrorso come sì. Chiesa in quella posizione ha tentato di calibrare verso la porta la maniera in cui batte Mihajlovic, no, esatto. I calci di punizione, ovviamente dalla parte opposta essendo un sinistro. Lavric. Squadra, siamo lunghi. Maldini. Totti, Di Biagio, Dino Baggio. Dritto per dritto. La respinta. Buono l'intervento di Totti, Dino Baggio, ancora Inzaghi, largo per Chiesa, si è giocato benissimo Inzaghi. A livello individuale parte il cross di Chiesa, anche stavolta molto lungo e leggermente troppo tagliato. Ma era bella la giocata per Totti, si arrabbia un po' Inzaghi, voleva il pallone sul primo palo, però dobbiamo dire, ecco, vediamo, ecco, Inzaghi era stato trattenuto dall'avversario, ecco. Si arrabbia un po', la palla bassa. Però si arrabbia non con l'arbitro, con l'altro compagno, più tranquillo. Però Chiesa aveva calibrato su Totti, sì. L'idea non era sbagliata. No, era una buona idea. Nesta, giudicato falloso il suo intervento. In questo finale di tempo Zoff ha detto alle due punte che appoggiano Inzaghi, e cioè Totti e Chiesa, di cambiare spesso posizione tra loro, infatti lo stanno facendo. Intanto sta per scadere anche il secondo dei due minuti di recupero comandati dalla terna arbitrale. C'è Baranov che ha consentito questo inserimento di Ostrowski, il quale ha dato ad Orlovski. Ora Baranov ancora verso Orlovski, parte il cross, attenzione, riesce a colpire di testa Makovsky, ma non a imprimere la dovuta forza al pallone, pericolo ancora. Ci ha fatto un regalo perché non si è accorto che l'avversario stava cadendo, guardate il cross, molto bello dal fondo, e aveva potuto controllare il pallone, aveva tutto, ha avuto tutto una reazione come di paura. Ha avuto una reazione di paura, veramente. E fischia la fine del primo tempo l'arbitro Pirò, un primo tempo che francamente ci ha visto in
netta sofferenza, vedete il professor Ferretti che parla con Chiesa, è finita sull'1-1 e possiamo dire che se il risultato è sorprendente certamente non è immeritato dalla Bielorussia. Bruno, dimmi. No, ti volevo dire che toccherà sicuramente a Di Francesco nel secondo tempo, perché Zoff gli ha già detto di riscaldarsi, quindi punta a rafforzare il centrocampo. Benissimo, noi cediamo la linea allo studio, dopo alcuni suggerimenti commerciali ci sarà anche l'intervento e il contributo dello studio di Roma, mentre analizziamo velocissimamente questi numeri che per la verità non è che siano molto significativi. Linea allo studio. Buonasera dagli studi di Rai Sport a Saxa Rubra. Dunque, Italia deludente dopo il primo tempo ad Ancona contro la Bielorussia, 1-1 il punteggio parziale. Erano fondati i timori di Giorgio Tosatti, espressi a telecamere spente prima dell'inizio della partita, un'Italia sottotono, perché Tosatti? Secondo me, intanto la Bielorussia è una squadra modesta ma molto tonica, che ha dimostrato in questo europeo, fra l'altro anche quando ha perso col Galles, con la Svizzera, di essere una squadra che è difficile da battere, la batte di misura, stanno facendo un pressing eccellente, eccetera. E noi stiamo giocando male perché... forse qualcuno l'avrà capito stasera, non basta aggiungere un attaccante per giocare bene. Quando passi da un modulo come il 4-4-2 a un modulo completamente diverso, cambiano tutti i meccanismi della squadra e ci si trova in difficoltà. I nostri terzini esterni devono salire molto e ci mettono in difficoltà quando gli altri attaccano. Totti è visibilmente spaesato. Ecco, Totti è il nome più atteso. Visibilmente spaesato, direi che è uno di quelli che sta giocando peggio. Il centrocampo è in affanno. E fra l'altro degli attaccanti, tranne Inzaghi, mi sembra che anche Chiesa non stia avendo meglio. Ecco, chiedo a Marco Spoletini, che è in regia, di proporci il contributo delle azioni più salienti del primo tempo. Un primo tempo cominciato subito con una grande occasione per l'Italia. Inzaghi aveva fatto centro dopo 45 secondi, gol che è stato annullato. Ancora non siamo riusciti a capire se la deviazione è del giocatore bielorusso o per ultimo di Dino Baggio. Fatto sta che viene segnalato un offside che vanifica la bella conclusione dello Juventino. Una Bielorussia che peraltro ha avuto anche le sue occasioni, qui prova con Makovsky, conclusione debole. Un'altra chance c'è stata per l'Italia con Totti, che ha proprio un po' affossato, no, questa conclusione schiacciandola con il destro. Totti deludente, come sottolineava Tosatti. Ed eccoci al gol di Belkiewicz, con Maldini fuori tempo, cross di Romaschenko perfettamente finalizzato da Belkiewicz, come possiamo vedere, bella conclusione di volo indirizzata a dovere nell'angolino opposto. Poi il calcio di rigore per trattenuta ai danni di Conte da parte di Orlovsky. Qui il portiere bielorusso ha avuto un comportamento non proprio oxfordiano. Sentiamo allora Tosatti, mentre vedremo adesso la trasformazione da parte di Inzaghi. Beh, io, fra l'altro, c'è stato un rigore anche prima, il 18esimo, con una trattenuta di 15 secondi su Inzaghi. No? E devo dire che anche oggi l'under 21 della Bielorussia ha giocato bene ed è stata battuta per la goffaggine di alcuni suoi difensori in area, tanto è vero che abbiamo avuto due rigori. Comunque mi sembra evidente che, come con la Danimarca, noi stiamo subendo molto anche sul piano atletico, arriviamo dopo sul pallone, sono più svelti questi. Probabile che i nostri giocatori, che vengono tutti fra l'altro da un campionato durissimo e da impegni di coppe, siano anche un po' stanchi, oltretutto sabato li attendono dei confronti importantissimi. Però è una squadra dove si vede che molti giocatori sono a disagio, non sanno cosa fare, tre passaggi di fila è difficile vederli. Ecco. Linea ad Ancona a Ignazio Scardina, un paio di minuti di interviste. A te Ignazio. Diego, doveva essere facilissima, non mi pare lo sia stata finora facile. Ma noi sapevamo che non era facilissima, anche perché abbiamo visto questa squadra in cassetta e sta dimostrando di giocare bene, perché giocano bene, tengono molto bene la palla e ci hanno messo un po' in difficoltà. Jonathan, tu e Diego siete due uomini di fascia, sulle fasce stasera stiamo giocando poco. Maldini ci ha fatto vedere, Zoff ci ha fatto vedere una cosa con tre centrali che non aveva mai provato, che succede? Beh, purtroppo non stiamo disputando una buona gara, ecco.
anche se siamo riusciti a aggiustare il risultato, niente, anche perché gli avversari ci hanno messo diverse volte in difficoltà, essendo una buona squadra. Tutti pensavano all'inizio che fosse abbastanza facile, la gente la prendeva un po' sotto gamba, chiaramente questo non riguarda la squadra. E invece la Bielorussia si è rivelato un avversario all'altezza e sta facendo un'ottima figura. Ora noi, dopo che abbiamo preso il gol, stiamo uscendo un po' meglio, abbiamo visto qualcosa in più anche nel gioco. Ecco. Speriamo di potersi portare in vantaggio adesso. Diego, il fatto di aver così mostrato una formazione assolutamente inedita. Tu sei abituato a giocare, siete abituati a giocare in 4 a centrocampo, questa sera solo 3. Loro hanno sempre la superiorità numerica dove è il pallone. Ma è normale che giocando in 3 in mezzo al campo si fa più fatica, si fa fatica anche quando si è in 4, però logicamente forse non c'è neanche il tempo a disposizione magari a volte per provare bene determinati modi Scardina? Di giocare, però d'altronde bisogna comunque dare atto comunque allo stesso ai ragazzi. Che, sì, è il caso di riprendere la linea qui. Della Madonna, perché si vede, però purtroppo a volte... Benvenuto allo studio. Grazie Ignazio, altrimenti rischiamo di sovrapporci all'inizio del secondo tempo, le interviste erano a Fusero e Bachini, adesso ancora un blocco di pubblicità. Posso dire che per adesso non ho visto uscire Francesco Totti, quindi potrebbe essere uno dei due sostituiti. Vi confermo che entreranno sia Gianni Chedda, come abbiamo detto, che è all'esordio in maglia azzurra, che Di Francesco. Totti non c'è e quindi dovrebbe essere uno dei due sostituiti. C'è Dino Baggio, non c'è Di Biagio. E non c'è Di Biagio, esatto. Allora escono Totti e Di Biagio, entrano Gianni Chedda, che è al suo debutto, centrocampista dell'Udinese, con la maglia numero 15, e entra anche Di Francesco, quindi viene ricostituito il centrocampo a 4. Diciamo che è un centrocampo di grande interdizione questo. Sì, che sia Gianni Chedda, Di Biagio, Di Francesco, forse di non eccelsa creatività, almeno teorica. Almeno teorica, vedremo. Sì, anche perché chiaramente qui bisogna recuperare soprattutto gli equilibri di squadra, e Zoff evidentemente ha tentato proprio con questi due inserimenti di rendere più compatta, più manovriera la nostra formazione. Non ci sono state invece sostituzioni nelle file della Bielorussia. Ora in possesso di palla con Romashenko, il tocco all'indietro di Makovsky, poi Gurienko, che è il giocatore che occupa la fascia sinistra, ha giocato molto bene, anche il capitano della squadra. Il tocco di Makovsky, Romashenko, e ancora Belkiewicz, pallonetto, chiude in diagonale Paolo Maldini e poi va a recuperare il pallone dopo un suo primo intervento non impeccabile. Però bisogna dire che nonostante il pressing, nonostante fossimo in superiorità numerica, in 4 contro 3 sono riusciti a uscire palla al piede. Evidentemente questi sono abituati sia al pressing che sono abili tecnicamente. Palla fuori per Belkiewicz, vedete che disegnano trame abbastanza precise. Poi qui c'è stato uno svarione di Gurienko. La rimessa è di Panucci. Quindi ora abbiamo a centrocampo sulla destra Conte, i due centrali sono Gianni Chedda e Dino Baggio, sulla sinistra c'è Di Francesco, mentre ora il pallone viene messo fuori ancora da Ostrovski. Chiaramente adesso bisognerà aspettare qualche minuto per vedere che si ingranino i meccanismi. Certo. Di una squadra che comunque è disegnata in un modo tattico più consueto, al quale i giocatori sono più abituati. No? Ma soprattutto è una squadra che deve trovare l'aggressività, la forza di rubare palla e di mettere in difficoltà l'avversario sul piano puramente dinamico. Intanto un'altra grande giocata di Gurienko in difesa, poi questo rinvio di Jakimovic, lunghissimo a cercare Baranov. Vedete che c'è la sovrapposizione, Baranov attende rinforzi, li trova nel solito Ostrovski, che occupa la posizione di centrocampo proprio davanti alla linea dei difensori. Rivio di Cannavaro, la palla è per Dino Baggio e quindi finisce fuori. C'è
Siamo sull'1-1 dopo 2 minuti e mezzo. Ecco, vedete questa splendida giocata di Gurjenko proprio sul filo del pallo laterale, il giocatore rifatto, di cui abbiamo si è rifatto dopo aver perso la palla. Sì, però aveva già fatto anche nel primo tempo alcune giocate interessanti. Ecco Nesta. Siamo un po' fermi, non chiediamo palla, siamo un po' timorosi. Maldini. Zaghi. Cannavaro. Il colpo di testa di Belkiewicz. Questi è Romaschenko. Dino Baggio, Panucci, ancora Dino Baggio, lascia filtrare il pallone, viene però chiuso dal solito Gurjenko e poi è Ostrovski che ha dato centralmente a Makovski, il pallone lungo, esce Buffon. Ha fatto bene Buffon, non deve rischiare mai il portiere. Anche se Maldini non era molto d'accordo. Non era molto d'accordo, però qualora sbagliasse il controllo o scivolasse ci sarebbero dei grossi problemi. Il portiere non deve mai rischiare in quella posizione. Tanto il pallone è recuperato da Gianni Chedda, dato all'indietro, ora è l'impostazione da parte di Nesta. Buono il lancio per Chiesa che favorisce Panucci. Rimessa per la Bielorussia, ultimo tocco di Panucci. Centrocampo, recupera il pallone, Cannavaro, poi scivola Chiesa. Dobbiamo continuare con questa aggressività e soprattutto ecco, adesso stiamo aspettando troppo indietro e loro possono cominciare a giocare con molta tranquillità. Abbiamo visto che già nel primo tempo erano abili a mantenere il possesso di palla, se non li mettiamo un po' di fretta è difficile da recuperare. Romaschenko, Baranov, Romaschenko, 1-2, molto bello, ancora Romaschenko, viene però fermato, c'è un pallone per Conte, si propone anche Di Francesco, eccolo in possesso di palla, il tocco è a favore di Dino Baggio, avanza Dino Baggio, tocca centralmente un pallone su quale poi va al recupero Di Francesco, ora è Chiesa, palla sul sinistro, la prova centrale, para Tumilovic, applausi comunque. Bella l'azione di Chiesa, decisa, caparbia, è riuscito a concludere in porta, sfortunatamente centrale, però 3 giocatori italiani, guardate, erano andati sulla respinta, vedete Chiesa, bellissima questa sua finta, il tiro in porta e 3 giocatori, soprattutto era stato... Attenzione, ora c'è Belkiewicz che dà dentro un pallone con Makovski che riesce a rimetterlo verso il centro e fortunatamente Buffon fa suo il pallone. E soprattutto la palla era un po' lenta perché c'erano 2 giocatori soli davanti al portiere. Lunghissima la nostra nazionale, costretta naturalmente anche a ciò dalla Bielorussia, mentre c'è un fallo di Lukvic. Già battuta la punizione, c'è questa iniziativa prolungata di Chiesa che cerca spazio, poi taglia dentro un pallone verso Conte che però è stato intercettato, ancora c'è tocco di Di Francesco, poi probabilmente c'era un fallo, fallo di mano. Sì, l'arbitro avrebbe potuto concederci il fallo di mano, però quando riusciamo a spostare in avanti il raggio della nostra azione è abbastanza evidente che la Bielorussia non è altrettanto brava in fase difensiva quanto lo è in fase propositiva. Esatto, e soprattutto mi piace la posizione di Chiesa sulla sinistra dove rientrando riesce sempre a essere pericoloso e effettuare qualche cosa che possa danneggiare effettivamente la difesa avversaria, soprattutto perché loro pensano che il giocatore italiano vada sul fondo, invece lui rientra e con il destro può crossare o tirare un po'. Intanto c'è ancora questo suggerimento per Romaschenko. Siamo un po' più dinamici. Mentre ci sono, vedete, delle quelle piccole fiaccole lanciate in campo. Gurjenko. Buono il colpo di testa ad anticipare tutti con Baranov, ora che converge,
Attenzione, c'è l'inserimento centrale. Fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Meno male da parte di Makovsky, ma ancora una volta. Il pubblico adesso sta esagerando. Adesso sì, il pubblico quasi per protesta. Sentite i fischi comunque della parte del pubblico. Fuori gioco. Era, fuori cioè, gioco. Era... è fuori gioco che discutibile, è molto discutibile. Discutibile, probabilmente era in linea Makovsky. Comunque, però, essendo ora c'è la protesta della curva, parte Bruno, del pubblico verso i sostenitori che lanciano in campo questi piccoli fuochi. L'antefatto è costituito dal ritiro di alcuni striscioni prima della gara, striscioni contro la guerra e contro il razzismo, e questa protesta è della curva, a sua volta poi il resto del pubblico protesta nei confronti dei tifosi della curva che hanno lanciato le fiaccole in campo. Sì, indubbiamente qui ad Ancona, come un po' dappertutto, c'è anche un'attenzione angosciosa verso i fatti bellici, che tra l'altro sono anche geograficamente così vicini. Però proprio ad evitare contaminazioni di carattere particolare è stato deciso di non esporre degli striscioni, il che naturalmente non significa che non ci sia un'attenzione dolorosa verso quello che succede in contrade così vicine a noi. Vedete che in effetti là dietro non è che siano i mostri, soprattutto i due centrali, no? Sono abbastanza lenti e macchinosi. Intanto c'è questo bel palleggio di Conte, la palla è per Dino Baggio, l'inserimento sulla sinistra di Paolo Maldini, la sovrapposizione di Di Francesco, il cross di Maldini, ancora uno sbarione da parte di Lukvic che comunque consente a Romaschenko di impadronirsi del pallone. Ora viene in avanti Ostrovski, prova Orlovski dalla parte opposta, però Ostrovski che detta il gioco al centrocampo, in piedi il tecnico Verchienko. C'è indicazione da parte della panchina azzurra, Variale? Sì, Zoff sta chiedendo praticamente agli azzurri di rischiare il pressing sistematico. A Panucci ha chiesto un paio di volte proprio di rischiare l'anticipo, pur a costo di essere saltato, perché si è reso conto del fatto che bisogna aggredire questa squadra quando praticamente tiene palla e porta palla. Intanto c'è Panucci che con questo colpo di testa favorisce l'intervento di Makovsky. Attenzione, il lancio largo solito per Romaschenko. Va Romaschenko, punta Panucci, fa filtrare il pallone che poi carambola in fallo laterale per la rimessa azzurra, ma è abbastanza trasparente la preoccupazione anche dei nostri difensori nel momento in cui la Bielorussia propone il tema offensivo. Sì, perché hanno qualità e velocità e soprattutto sono padroni di un palleggio non indifferente, e quindi queste loro qualità creano problemi e soprattutto preoccupazioni. Nesta verso Conte, troppo lungo. Pallone trattenuto in campo da Gurienko, giocato a favore di Ostrovski, ancora Gurienko. È evidentissimo comunque il fatto che i giocatori della Bielorussia, quando entrano in possesso di palla, chiamano, sollecitano proprio quasi sempre gli stessi giocatori che sono quelli di maggiore qualità. Sentivo Zoff che urlava di giocare direttamente sulle punte. Sì, credo sì. Che in questo caso abbia ragione. Attenzione alla palla che potrebbe scivolare. Maldini, sì. È proprio probabilmente per... attenzione, Buffon si concede questa leggerezza, ma nella difficoltà di voler controllare il pallone, invece come avevamo detto prima le cose semplici sono sempre le migliori. E dicevo che era giusto quanto diceva Zoff di lanciare direttamente sulle punte, non avendo un centrocampo di grandissima qualità. Ecco, rivediamo l'azione di Buffon, un po' lungo questo pallonetto, fortunato che a pressarlo sia andato solamente uno. C'è Pippo Inzaghi che tenta di andare via, salta un avversario, chiude Lukvic in calcio d'angolo. Dicevamo che è importante giocare sulle punte e andare alla ribattuta e cercando di recuperare immediatamente lo spazio fra la difesa e le punte. Sì, anche perché abbiamo creduto di individuare proprio nei due difensori centrali uno dei punti deboli della Bielorussia. Intanto sfila fuori ancora il pallone da quest'altra parte, ancora alto, ancora lungo il corner da parte di Chiesa. Strano, perché è un giocatore sempre molto preciso e molto abile nel cacciare il pallone.
C'è Inzaghi che si arrabbia con i compagni, chiede il pressing, chiede la squadra corta, ha ragione. Tanto è molto bravo di testa questo Barano, ma ancora una volta ha rubato il tempo ai nostri difensori. Ora è Romaschenko che converge al solito dalla sinistra, fa filtrare un pallone che ora viene consegnato a Belkiewicz, il quale chiama in avanti Gurienko. Vedete, sono sempre gli stessi giocatori che giostrano. Belkiewicz, sinistra da quest'altra parte, Paolo Maldini. Ora è un po' scoperta la Bielorussia. Dino Baggio batte lunghissimo a cercare Inzaghi, grande controllo, ma la chiusura è di Jakimovic in fallo laterale. Bellissima questa azione, il lancio di Dino Baggio, il controllo di Inzaghi era perfetto, però si è trovato a giocare da solo contro due difensori, non poteva fare altro. L'anticipo di Ostrovski. È il calcio di punizione comandato dall'arbitro Piro. Ecco che rivediamo la precedente come ruba il tempo, buono il controllo, il pallone gli schizza un po' lungo per la rugiada e c'è il recupero di Jakimovic. Nesta costretto a impegnarsi, attaccato irregolarmente da Makovski, c'è calcio di punizione. E queste due punte stanno impensierendo la difesa. Sì, non sono male. No, perché sono forti fisicamente e bravi tecnicamente. E sono molto difficili da anticipare, sono due giocatori interessanti. Tanto ancora Pippo Inzaghi viene fermato, il rilancio è stato di Jakimovic, prova ora Paolo Maldini, va al disturbo su di lui Baranov. Anche Cannavaro verso Dino Baggio per Di Francesco che vince un primo contrasto, poi però viene intercettato e ovviamente anche la Bielorussia quando viene stretta all'indietro poi effettua dei rilanci così un po' ecco, approssimativi. Comincia a riscaldarsi Roberto Baggio che nell'intervallo è stato l'unico dei giocatori azzurri a non essere presente sul terreno di gioco, probabilmente si è fatto massaggiare, tra un po' dovrebbe entrare in campo. E quindi tentiamo di mettere dentro un po' di creatività mentre arriva il dato ufficiale. Gli spettatori presenti sono 23.000, l'incasso è di 858 milioni. Risposto quindi benissimo, ancora sportiva, richiamo della nazionale, mentre osserviamo ancora questo Baranov che viene fermato da Cannavaro, il lancio lungo è per Pippo Inzaghi, c'è una serie di rimpalli, va al recupero del pallone, ancora Di Francesco, lungo per Chiesa, va sul fondo Inzaghi, sinistro alto ma sempre in agguato, sempre pericolosissimo e bravo Chiesa, avevamo detto quando si sposta sulle fasce laterali, dicevamo che era bravo a crossare il destro, ma guardate come è stato abile a crossare, altrettanto abile Chiesa e beh, a concludere, anzi Inzaghi a concludere di prima intenzione. Applausi che si sommano all'azione precedente degli azzurri e al fatto che è comparso a bordo campo Roberto Baggio, giocatore naturalmente caro ai tifosi. Panucci, Nesta, ancora la battuta lunga che si spegne direttamente a fondo campo. E Zoff si arrabbia molto, non vuole la palla lunga, ha detto in appoggio alla punta, lo sta dicendo ancora una volta a Nesta. Eccolo, Robby Baggio. Si muovono anche tutti i giocatori della panchina della Bielorussia, si stanno scaldando. L'allenatore Vergienko, il rinvio di Jakimovic, il colpo di testa di Maldini, la palla è per Dino Baggio taglia da quest'altra parte, il rinvio è di Lukvic, l'arresto di Romaschenko immediatamente fermato, c'è Conte in azione, esterno a favore di Francesco, va Di Francesco, pallonetto in profondità, attenzione la porta è vuota ma Inzaghi viene anticipato da Jakimovic dopo che un maldestro intervento aveva messo fuori causa Tumilovic. Rivediamo Inzaghi con questo muoversi costante in profondità crea problemi alla difesa della Bielorussia.
era stato Lukvic a mettere fuori tempo il suo portiere. Intanto Jakimovic ha messo fuori area, va Gianni Chedda a conquistare un pallone, viene fermato in fallo laterale da Makovsky. Debutto per Giuliano Gianni Chedda, giocatore dell'Udinese, ed ecco Roberto Baggio pronto, Panucci per la rimessa. Ancora Panucci dopo il colpo di petto di Gianni Chedda, la presa del portiere Tumilovic che con le mani tenta di mettere in movimento Baranov, anticipato da Cannavaro, arriva a sostegno anche di Francesco Cannavaro, battuta lunga dritto per dritto sulla respinta, centrocampo però il più pronto è Belkiewicz che chiede la collaborazione di Orlovsky. Ora Gurienko, Panucci, Gianni Chedda, Dino Baggio, Di Francesco. Inserimento di Conte, tocco d'esterno, si alza la bandiera del guardaline, fuori gioco. Piacerebbe rivedere questa azione. In ogni caso il portiere è riuscito a... Forse ed è il momento di Roberto Baggio. L'ovazione per tocca, lui. Tocca a Chiesa lasciare il campo, Roberto Baggio per aumentare il tasso di creatività, ma la sostituzione non è possibile ancora, che è stata rimessa la palla in gioco con molta sollecitudine dai giocatori della Bielorussia. Ecco, adesso entra Baggio ed esce Chiesa. Esce Chiesa, entra Roberto Baggio. Siamo al 19° del secondo tempo. Ovazione per lui. E non si può dire che non sia del cuore degli appassionati italiani. È incredibile, veramente. Io credo che sia il giocatore più amato in assoluto dai tifosi italiani. Makovsky. Sì, però non fuori. Deve fare centrocampista, da, sì. Da davanti. Ma adesso sta andando, ecco. Sta andando vicino a Inzaghi. Ancora una buona iniziativa di Roma. Sono superiorità numerica. Attenzione, parte il cross da quest'altra parte, palla messa fuori destro. Ancora di Belkiewicz, l'autore del gol della Bielorussia, parato da Buffon. Siamo sull'1-1, come vedete, al 20° del secondo tempo. La partita resta sempre di molto difficile interpretazione per la nostra nazionale. Tanto si complicano un po' la vita al solito i difensori centrali. Lukvic, c'è stata un'ultima deviazione, giusto? Giusto, Dinzani, sì, sì. È stato bravo in precedenza Di Francesco a rientrare e a respingere il cross dal fondo. Ostrovsky, poi Gurienko, hanno sempre la capacità di mettere in movimento un giocatore che ha ampi spazi a disposizione. Vedete che anche nel dialogo, in palleggio, sono tutt'altro che sprovveduti questi giocatori della Bielorussia, che denotano anche una, se vogliamo, abbastanza sorprendente maggior freschezza atletica, in considerazione del fatto che vengono tutti da campionati che sono stati interrotti durante l'inverno, no? Sì, sicuramente. Sì, cioè, sono è chiaro giocatori... che non sono stanchi, ma è altrettanto chiaro che potrebbero essere un po' arrugginiti, cosa non, che invece non aver problemi di rodaggio. Sì. Ecco Roberto Baggio verso il suo omonimo che in qualche modo entra in possesso di palla, si propone sulla sinistra. Paolo Maldini ha già ricevuto, converge, mette dentro questo traversone ribattuto da Jakimovic, poi Conte che non riesce a intercettare il pallone, va al disturbo Gianni Chedda, rimessa per la Bielorussia. Credo che Baggio dovrebbe giocare un po' più indietro rispetto a Inzaghi e da quella posizione permettere gli inserimenti sia di Conte che di Dino Baggio o lo stesso di Francesco, lui che ha quella, la qualità incredibile di servire i passaggi in profondità. Buffon, Cannavaro. E difatti si è messo in una posizione che potrebbe creare dei problemi agli avversari. Ora Conte rimette verso il centro, c'è il rinvio di Ostrovsky, poi i due nostri centrali alla fine. Nesta per Panucci, deve impegnarsi per evitare il fallo laterale, palla ancora in gioco. C'è Jakimovic, rimessa però per la Bielorussia. Non è d'accordo Di Francesco.
22 minuti del secondo tempo, non si sblocca la situazione e direi che non si sblocca nemmeno il nostro gioco. No, siamo un po' più aggressivi, giochiamo nella metà campo avversaria, però attenzione Baggio. Ecco Roberto Baggio. Però non siamo pericolosi, non abbiamo creato problemi al portiere avversario. Baldini. È là dietro, ne combinano di tutti i colori, però in qualche modo riescono a cavarsela. Anticipo di Cannavaro, il recupero di Belkiewicz. La giocata su Baranov che ha dato l'indietro, poi l'inserimento profondo di Orlovsky fermato, si lotta accanitamente a centrocampo, punizione battuta da Di Francesco a favore di Roberto Baggio, va Roberto Baggio, ancora Roberto Baggio, trattiene il pallone, chiamerà in avanti Panucci e così cerca di farsi vedere Pippo Inzaghi, poi Roberto Baggio che però non ha controllo, felicissimo, non era facile. Non era facile, però era bella la palla filtrante di Panucci, da quella posizione lì Panucci è veramente molto abile. Intanto Baranov sempre mette in movimento dei giocatori che hanno ampi spazi a loro disposizione e ora Orlovsky. Hanno spazi e dinamismo, vanno a coprire il campo, attenzione. Cambia da quest'altra parte! C'è un'indecisione, Buffon alla fine riesce a rimediare ma non è ancora finita, attenzione. Era rimasto liberissimo Romashenko. Baranov. Tunnel ai danni di Roberto Baggio, poi Gianni Chedda va a recuperare un pallone in collaborazione con Dino Baggio, Di Francesco, dritto per Roberto Baggio, va Roberto, salta un uomo, non il secondo, è stato fermato da Lukvic, poi va egli stesso al recupero del pallone, ora Paolo Maldini, molto largo a favore di Inzaghi, sul quale c'è intervento falloso, stesso Inzaghi, Roberto Baggio, pallonetto, ribattuto, forse c'è un fallo di mano, si prosegue per il vantaggio, Dino Baggio, Maldini. Partita a un altro ritmo, più aggressività, più velocità, aspettiamo sempre la giocata vincente di Roberto Baggio. Nesta, bene per Panucci, male. Veramente grave questo errore, era solo, un vero peccato. Ecco. Rivediamo la precedente azione. E qui è uscito, è stato bravo, però siamo stati anche fortunati perché avevamo concesso una palla gol che forse potevamo evitare. Siamo sull'1-1, è un risultato sorprendente, ma direi che nel computo delle occasioni ne hanno avute più diciamo i bielorussi di quanto non ne abbiano avuti gli azzurri. Che Buffon ha dovuto parare di più rispetto a Tomilovic. Sì, mentre in pratica non sappiamo quale sia il valore di questo portiere, tranne qualche uscita non è stato sollecitato. Che non mi sembrava, fra l'altro, sì, molto sicuro nell'uscita. Gurienko, Ostrovski, ruba palla Antonio Conte, scatta Di Francesco, porta palla Conte, Di Francesco accompagna sulla sinistra, il passaggio per Pippo Inzaghi, ecco Di Francesco che attende ora Paolo Maldini, va Maldini verso il fondo, effetto il traversone, ribattuto da Jakimovic, mette giù bene lo stesso Paolo Maldini, doppio passo, parte il cross, da quest'altra parte siamo sguarniti. Panucci, Nesta, Cannavaro, Di Francesco, Gianni Chedda, Conte, Gianni Chedda, ribattuto il suo suggerimento, ancora un colpo di testa di Gianni Chedda e ora tentano di uscire con il solito disimpegno manovrato i giocatori della Bielorussia. Romashenko da centralmente, esterno poi di Belkiewicz, ma c'è Cannavaro che recupera, è imposta nuovamente. La recuperiamo più rapidamente la palla rispetto ai minuti precedenti, però non abbiamo la qualità per poter servire le punte con pericolosità. Ecco ora Belkiewicz in azione, recupera Cannavaro da Dino Baggio, Roberto Baggio, Inzaghi, Conte, buona l'idea di lanciare verso Dino Baggio, non filtra il pallone e c'è Panucci che lo recupera chiamando in causa Nesta,
Mi sembrano calati un po' loro, i giocatori sì. della Bielorussia, siamo padroni del campo. Paolo Maldini. Ora Baggio, ora Conte, viene però fermato e si sgancia Gurienko, calibra un buon suggerimento verso Belkiewicz, poi Nesta. Sta arrabbiando sempre sulla destra Orlovski. Sì, sempre libero Orlovski, sì. Di Francesco, Dino Baggio. Si propone anche Panucci. Passaggio verso Roberto Baggio, il pallone dopo la respinta giunge proprio a Panuggia, ecco Roberto Baggio, due su di lui, va Roberto, non filtra il pallone, c'è anche un disimpegno elegante in colpo di tacco di Romaschenko, poi Makovsky che ha corso come un matto che sbaglia il tocco. Panucci, siamo vicini alla mezz'ora di gioco del secondo tempo, il risultato è fermo sull'1-1. Spingiamo un po' di più, c'è maggiore plausibilità nella nostra manovra, ma non siamo pericolosi. Conte, ora Gianni Chedda, buon lavoro di Gianni Chedda, anticipato però Roberto Baggio. E poi attenzione, c'è ammonizione per Di Francesco. Di Francesco, vediamo. Sì, ammonito Di Francesco, non era tra i diffidati. A conferma del fatto che c'è un calo fisico della squadra bielorussa, ci sono le indicazioni di Zoff che sta dicendo teniamoli lì, non escono più, non riescono più ad avere la possibilità di portare avanti il disimpegno manovrato, ed è chiaro che abbiamo più giocatori freschi, più giocatori che recuperano palloni, certo non sempre poi riusciamo a farne un uso concreto e pericoloso. Abbiamo visto intanto lo striscione con cui Ancona Sportiva, tutte le Marche, ma in pratica tutta l'Italia salutano di 50.000, pensate, bambini di, della Bielorussia che vengono ospitati nelle famiglie italiane durante il periodo delle vacanze, bambini che sono stati colpiti dalle conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl. Chiede il fallo Roberto Baggio, era stato trattenuto dal difensore della Bielorussia, ecco, vediamo l'azione, il passaggio di profondità è stato... c'era il fallo nettissimo su Roberto Baggio. Rinvio di Jakimovic, colpo di testa di Nesta, Romaschenko, comunque ci sono e continuano ad esserci problemi per questa nostra squadra nazionale che aveva sofferto l'aggressività, il dinamismo dei danesi e che questa sera offre l'organizzazione di gioco della Bielorussia che non gioca su ritmi esasperati però no, riesce però ugualmente a metterci in difficoltà. Cioè, difficoltà per, sia sul piano fisico che sul piano del gioco, una squadra che non ha dei fenomeni però... dei buoni giocatori e l'Italia non riesce a sviluppare un gioco, una manovra rapida, veloce. Maldini, io credo... dentro per Pippo Inzaghi, fermato ancora una volta, vediamo Panucci. La caccia del pallone, Gianni Chedda e Maldini. Alla fine Maldini fa suo il pallone ma interviene l'arbitro Pierù a comandare il calcio di punizione. Direi che questa sera è stata straordinaria la prova di Inzaghi che ha scattato continuamente in profondità chiedendo il passaggio, pressando l'avversario, mantenendo il possesso, veramente ottima la prova del centravanti della Juve. Variale. Sì, c'è da parte della panchina azzurra grandi incoraggiamenti ai giocatori che comunque mi sembrano tutti abbastanza stanchi, anche i nostri, e però non si riesce veramente ad avere, mentre c'è un giocatore della Bielorussia che è in difficoltà, si tratta del numero 8 Romaschenko che adesso si sta portando a bordo campo per farsi soccorrere. Attenzione. Non si riesce appunto a togliere l'iniziativa comunque a questa squadra. Baranov! Spalla contro spalla, il pallone sì, poi sì. È scivolato. Fortunatamente che abbiamo due difensori centrali molto veloci e capaci di recuperare, sia Nesta che Cannavaro una grande velocità. Intanto c'è Conte in possesso di palla. Tocco d'esterno per Dino Baggio.
ora di Francesco. Bielorussia in 10, eh? Sì, sono momentaneamente. Si gira benissimo ancora Inzaghi, va sul fondo, viene caricato. Attenzione! Rigore. No, era sbagliato. Rinvio da fondo campo. Rinvio da fondo campo. Diavolato, Pippo Inzaghi, rivediamo. Va a chiudere. Ma ci stava anche. Sì, ma al solito lui è molto bravo. Però, qui dalla panchina avevano gridato tutti i rigori. L'impressione era che ci doveva essere il fallo. Io qualche dubbio, poteva starci il rigore. Poteva anche starci. Sì, perché gli avversari non hanno cercato di prendere la palla, ma gli hanno impedito di prendere la palla. Figuriamoci il portiere, se avesse concesso il secondo. Tanto c'è questo pallone ancora verso Inzaghi che corre anche sui lanci degli, sui avversari. Lanci degli avversari che però sono un po' calati, eh. Sì, sì. 33 minuti e mezzo del secondo tempo, fermato Conte da Gurienko. Ecco il capitano della Bielorussia, e c'è Panucci che viene a effettuare la rimessa con le mani. Dobbiamo approfittare di questo momento di calo degli avversari, siamo più freschi, dobbiamo rischiare anche qualche cosa di più. Roberto Baggio, Nesta Cannavaro, lancio centrale, attenzione, copre Maldini, Buffon. È rientrato intanto Romaschenko. E zoppica ancora un po' però. Gianni Chetta. Serie di rimpalli. Pallone che giunge a Lukic, che poi l'ha dato a Belkiewicz. E anche la Bielorussia comincia a buttare via ora i palloni, a testimonianza del fatto che probabilmente cominciano a risentire della stanchezza. Non hanno più quel possesso di palla. Sì, che avevano in precedenza, quella tranquillità. Buttano la palla in avanti anche loro quando sono pressati. Conte, Maldini, Roberto Baggio, finisce per perdere il pallone. Attenzione, siamo 3 contro 3. Cambio di gioco da quest'altra parte, bravo Nesta molto a coprire, bravo, Conte, Panucci, Conte, Panucci, applausi, Dino Baggio, Roberto Baggio, viene Maldini, passaggio per Inzaghi che si gira, stavolta la punizione ci starebbe tutta. Non interviene l'arbitro. Non può non fischiare una punizione. Si era liberato, aveva dribblato l'avversario, non aveva nessun interesse a buttarsi per terra Inzaghi. Va bene che in campo internazionale lasciano correre, ma sì, però questa volta. Allora Conte. Mi sembra siano calati vistosamente. Sì. Dino Baggio. Gianni Chetta, Dino Baggio. La gioca lì dietro su Nesta. Rintanata tutta all'indietro la Bielorussia, Roberto Baggio, c'è Paolo Maldini, eccolo servito. Deve giocare lì Roberto Baggio, riceve la palla, la possibilità. Il cross fatto sfilare, attenzione Conte, non trova il tempo per la battuta, si accende una mischia, arriva anche Gianni Chetta, fermato, esce Gurienko e effettua il suggerimento per Makovsky, splendido, ancora una volta Nesta. Veramente straordinaria la prova di Nesta quando va a recuperare sull'avversario. Dino Baggio, Gianni Chetta, Roberto Baggio, Conte, Dino, Roberto, pallonetto fuori, ha tentato il gol. Grande giocata, l'ha visto il portiere fuori dai pali, ha cercato il pallonetto, guardate come è riuscito a vedere il portiere fuori dai pali, il secondo palo purtroppo ha sbagliato a calciare, non aveva inquadrato la porta. Guardate la posizione del portiere, era perfetta la giocata di Roberto Baggio. E rinvio di Jakimovic, 37 minuti del secondo tempo, sempre 1-1. Romaschenko, Gurienko, va a recupero Nesta,
8 al termine, più anche, recupero. Anche Gurienko quando ha la palla la butta subito avanti, non ce la fa più il numero 6. Ma evidentemente vedi che anche i centrocampisti non appoggiano più, vengono a dare una mano lì dietro. Sarebbe un risultato di grande prestigio per la Bielorussia il strappare un pareggio sul campo dell'Italia. Panucci, Conte, bello il pallonetto, Baggio, parata del portiere, ha battuto di volo con grande prontezza Baggio e Tumilovic ha colpito con l'interno del piede di precisione, forse doveva dare più forza, attenzione calcio d'angolo. Allora ancora qua vediamo il traversone, palla messa fuori, prova Paolo Maldini, alto. Peccato, grande occasione per l'Italia, era stata una buona azione. Ecco che rivediamo. Conte, passaggio per Roberto Baggio. No, aveva colpito, di collo. Sì. Avevo sbagliato. Collo invece aveva forte. Colpito forte. Mi ha dato l'impressione. Ha avuto buon riflesso Tumilovic. Colpo di testa intanto di Paolo Maldini, ora è Di Francesco, viene spostato forse irregolarmente, lascia correre l'arbitro Pirot, il pallone è all'indietro per Lavric, cambia gioco da quest'altra parte chiamando in causa Gurienko, ancora Gurienko, ora Romaschenko, Jakimovic. Parte centralmente a cercare lo scatto di Makovsky, esce Buffon, poi rientra nell'area di rigore e cede subito a Nesta. 39 minuti, sempre 1-1. Dino Baggio, Nesta, Cannavaro. Maldini. Inzaghi. Filtrare il pallone, viene fermato anche stavolta. L'anticipo di Nesta con pallone che finisce in fallo laterale. Non fischia più un fallo ad Inzaghi, qui dicevano dalla panchina, effettivamente è così. Sì, sì, è vero, anche quando ha ragione, purtroppo. Urla Zoff, che cosa? Refere, sta chiamando l'arbitro. Sì, perché effettivamente insomma un paio di decisioni su Inzaghi sono state discutibili. Bielorussia è decisamente stanca, però Gurienko sta facendo scaldare i suoi, è anche questo infatti, fa scaldare i suoi ma non fa entrare nessuno, e evidentemente forse qualche cambio tattico negli ultimi minuti che poi comunque sarà recuperato. Maldini in velocità parte il suo cross, il colpo di testa di Lukvic, l'arresto di Dino Baggio, il pallonetto centrale, fuori gioco. Bella questa discesa di Maldini, è bello anche il cross, purtroppo hanno preso gli avversari, hanno colpito gli avversari, è una ottima palla, calciata forte, pericolosa, tagliata. Ora Romaschenko è venuto vicino al suo allenatore Verghienko che gli ha detto qualcosa, ovviamente Variale non pretendo che tu abbia capito che cosa gli ha detto. Mi pare di aver capito, ma più a segni che per quanto riguarda appunto la conoscenza della loro lingua, che deve stringere i denti, è infortunato, è un giocatore che sta soffrendo da un po', però non lo cambia. Gurienko con il destro a battere dalla parte opposta, buono l'intervento di Maldini a favore di Di Francesco per Roberto Baggio, ancora Paolo Maldini, calibra verso lo stesso Di Francesco che di prima dà il centro e c'è questa grande intuizione di Pippo Inzaghi che tenta l'aggancio per lo scatto in profondità, il pallone solo leggermente troppo lungo. È bravissimo, appoggiarsi all'avversario e controllare, ha fatto una cosa straordinaria che non gli è riuscita appieno. Tanto c'è il pressing degli azzurri, ultimo tocco però da parte di Conte, sono 41 i minuti di gioco. Abbiamo visto la giocata di Inzaghi che si era appoggiato all'avversario, attenzione, abbiamo la possibilità di essere pericoloso. Gianni Chedda, c'è fallo di Romaschenko su di lui. Adesso probabilmente c'è un cambio alle viste delle, speriamo che dei nostri avversari. Baggio calci bene questa punizione, è importantissimo. Chiede la distanza della barriera. Tumilovic agitatissimo, accorre l'arbitro belga Pirot a far retrocedere i due giocatori della Bielorussia in barriera, parte il cross di Roberto Baggio, Cannavaro ci si spinge, mischia furibonda, ancora batti e ribatti, palla fuori, prova Roberto Baggio, chiuso da Gurienko.
c'era un fallo incredibile su Maldini, non gli hanno permesso di saltare, c'era un giocatore della Bielorussia, attenzione. Attenzione, Baranov, viene via Belkiewicz. 2 contro 2. 2 contro 2, Belkiewicz, Cannavaro. Attaccato Cannavaro, non fa fallo, applausi a Cannavaro, la palla è per Pino Baggio, da quest'altra parte scende anche Panucci. 42 minuti e mezzo, il tocco a favore di Dino Baggio, c'è Di Francesco che riceve. Ancora Dino. Palla Panucci che libero. Panucci molto largo, centrale invece il suggerimento. Jakimovic stoppa e rilancia. C'è Nesta. Maldini, anticipato da Makovski in fallo laterale. Sono 2 minuti di recupero che vengono concessi dall'arbitro. Quindi tutto ci sarà da giocare ancora 4 minuti. Roberto Baggio fa filtrare in profondità il rinvio di Jakimovic, il colpo di testa di Cannavaro, arriva anche Nesta da Paolo Maldini, su Paolo Maldini si è portato Baranov, la rovesciata di Baranov in combinazione con Makovski. Attenzione. E poi palla per Maldini. Fortunato in questo frangente Nesta, perché il contrasto poteva essere a favore del giocatore della Bielorussia e non c'era nessuno a coprire il difensore italiano. Cannavaro, Panucci, Conte, va sul fondo Conte, anche stavolta ha cercato l'angolo, non cercato l'angolo, è stato bravo Gurienko, anche fortunato, la palla è per Makovski che va via a Cannavaro, poi cambia dalla parte opposta, chiude Paolo Maldini, ma il pallone è ancora di Baranov. Va Baranov, arriva anche Belkiewicz, prova Baranov, fuori. Sono pericolosi quando vanno in contropiede, hanno, ripeto, forza e qualità questa squadra. Questo numero 10, Makovski, quando mette possesso di palla salta sempre l'avversario diretto e poi è abile anche a servire i compagni. Dovrebbe entrare Skipchenko che si era tolto la tuta, adesso l'ha rimessa uno dei giocatori più di qualità, che tra l'altro è un po' a sorpresa, è stato portato in panchina. Attenzione, c'è questo inserimento ancora di Belkiewicz, quindi Baranov viene ancora per la battuta che forse Romashenko fa finire sul palo, ma è intervenuto anche Buffon, rischiamo tantissimo e c'è calcio di punizione, pericolo grossissimo ancora con Romashenko, ecco, ecco, rivediamo. Bellissima. Vedete? La sua posizione, il tiro in porta e c'è la grande parata di Buffon, il tiro sembrava molto bello, ricorso dei pali, ecco, sembrava protezione di Buffon, grande grande parata di Buffon, rimasto in piedi fino alla fine, ha aspettato il tiro e il suo un intervento davvero difficile perché il tiro era da pochi metri, è stato bravissimo il portiere del palo. Ostrovski, e questo gioca con noi. Guadagnano tempo, ricordava Pizzul l'importanza di questo risultato per la Bielorussia. La Bielorussia viene da 6 sconfitte consecutive esterne, ricordiamolo, prima di questa partita, in gare ufficiali ovviamente. Makovski. Poi Romashenko, la chiusura di Giannichetta, la palla per Nesta. Nesta largo per Conte, Conte viene a dare respiro, dall'altra parte c'è Maldini che può proporsi, porta palla a Cannavaro, ecco il suggerimento a Maldini, si allarga anche Di Francesco, l'anticipo buono stavolta di Lukvic che poi tocca all'indietro per il rinvio di Orlovski. Ultimo minuto, la palla è per Panucci. Parte il lancio in profondità, palla ribattuta, va Conte, Inzaghi prova. Ha fatto bene, ha rischiato la mezza rovesciata, non poteva fare altro. 30 secondi al termine, sicuramente questa che era considerata forse la più facile delle partite per la nostra nazionale, potevamo... sta concludendo con un pareggio che sicuramente non rientrava nei pronostici della vigilia, ma che lo diciamo ancora una volta, la Bielorussia non è che abbia rubato. Potevamo chiudere il discorso qualificazione con la vittoria che dovrà per la Russia. Panucci. Nesta. Fischerà l'arbitro. Così è, infatti. Finisce 1-1.
Ci sono naturalmente più che applausi, fischi, il pubblico di Ancona è stato paziente, ora Variale alle prese con Dino Zoff. Eh sì, Dino, un po' di delusione, qualche fischio del pubblico e diciamo la verità, poteva essere la partita che ci faceva chiudere la qualificazione e invece è andata proprio male. È andata male, dobbiamo soffrire, No, loro hanno giocato bene, noi un po' meno, quindi il risultato è questo. Tutti le chiedevano di provare le tre punte, Totti dietro le punte, un esperimento fallito, lo possiamo dire. No, fallito no, però certamente loro erano in una condizione fisica superiore alla nostra. Ecco, questo è un po' preoccupante, anche una squadra come la Bielorussia che viene da un campionato che è fermo, ci ha messo in difficoltà sul piano fisico dopo la Danimarca, perché? Soprattutto perché è fermo, ha iniziato da poco, sono i più forti di noi. Soffriamo però fisicamente proprio perché forse si gioca troppo, Dino? No, questo non lo so, però abbiamo giocato poco bene probabilmente. Ecco, per quel che riguarda la partita di stasera, si può dire che ci sono state tante delusioni, ma soprattutto c'è stata veramente la delusione di vedere una squadra che non è mai riuscita a impensierire gli avversari. Beh no, abbiamo fatto tutto il secondo tempo là, abbiamo fatto alcune cose buone che potevamo anche andare in gol, però certamente non abbiamo fatto sufficiente. In campo internazionale sperimentare diventa sempre più difficile, a questo punto sarà difficile vedere in futuro uno schieramento come quello di stasera sul piano tattico. Dipende dalle condizioni che potremmo essere, quindi vedremo. Sul piano della qualificazione che cosa cambia a questo punto? Beh, cambia che siamo un pareggio in casa, non è buono. Grazie a Dino Zoff, la linea a Bruno Pizzo. Benissimo, dunque è finita 1-1, sicuramente serpeggia un pizzico di delusione e per il risultato e direi Fabio anche per il modo in cui la squadra si è comportata, una squadra disegnata in maniera completamente diversa sotto il profilo tattico tra il primo e il secondo tempo. Sì, due moduli diversi, il primo tempo abbiamo giocato con due punte e una mezza punta a Totti ad ispirare gli attacchi, ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo, soprattutto per, come ha messo in evidenza il CT, questa squadra sul piano fisico sta soffrendo. E sentiamo anche le impressioni ovviamente dallo studio di Roma. Gianni? Sì, grazie.